Uè, ragazzi, e bentornati! Oggi vedremo il castigamatti. Disponibile tra gli oggetti evento al costo di 1680 di oro, attrezzo ad avancarica, un martello che colpisce piuttosto duro con un attacco lento e ampio, attacco in salto, cioè l'attacco secondario, attacco pesante che salta sull'area bersaglio infliggendo danni e abbattendo i nemici vicini. Il castigamatti non è un'arma nuova, è un'arma che già fu introdotta su Salva il Mondo. Al momento della sua introduzione era davvero una novità e aveva un grande potenziale data l'epoca in cui uscì. Oggi purtroppo non possiamo dire la stessa cosa. Per quale motivo? Il motivo è molto semplice: il percaggio. Dobbiamo scegliere se utilizzare quest'arma sia con l'attacco secondario e sia comunque con l'attacco primario in sé mescolati insieme, oppure se buildare l'arma solamente per l'attacco secondario, quindi l'attacco in salto piuttosto che non in salto, comunque sarà lo stesso tipo di attacco, a differenza comunque della spada mitica o della mano mitica, che si comportano in maniera diversa a seconda se voi state saltando o no. Beh, il castigamatti comunque è effettuerà con l'attacco secondario questo schianto in terra, che è molto promettente e ha un bell'impatto, ed è anche il punto principale e più favorevole dell'arma. Ovviamente con un'arma del genere l'obiettivo che preferisco è la possibilità di spammare l'attacco secondario. Oggi, come volevo dirvi prima, esistono molte armi su cui è possibile spammare l'attacco secondario, e se posso dire la verità comunque esistono armi magari un pelo più utili per certe circostanze. Il castigamatti in sé è un'ottima arma che secondo me perde un pelo di valore per appunto la non possibilità di buildare l'arma con la velocità attacco e il danno critico insieme. O meglio, per optare per la velocità attacco dovrete per forza sacrificare o un livello critico o un danno critico. In quel caso voi direte: beh, possiamo lasciare l'arma senza livello critico, utilizzare solo danno critico, però andare a utilizzare il totalmente rock. Beh ragazzi, in quel caso sarebbe molto meno versatile utilizzare l'arma. È vero che possiamo buildare un po' come vogliamo, utilizzarla in certe circostanze, ma se vogliamo un castigamatti che si comporti come un vero castigamatti, indifferentemente comunque dalla build che andrete a utilizzare, beh, purtroppo le alternative sono due: o buildarlo con i danni e quindi velocità attacco, oppure semplicemente buildarlo con il danno critico e senza velocità attacco. In quel caso l'attacco primario diciamo che sarà molto meno usufruibile, ma l'attacco secondario riuscirà a crittare infliggendo molto più danno agli zombie. Come per esempio vedete nel video, sono riuscito comunque a paragonare le due armi in sé, farvele vedere tutte e due, e nel momento in cui vado ad utilizzare l'arma con i danni, quindi con la velocità attacco, è vero che riesco a controllare meglio gli zombie con l'attacco primario, ma nel momento in cui mi pushano più occhi belli, più taker, beh, non riesco a farli fuori tutti abbastanza velocemente senza appunto contare sul danno critico. Mentre invece questo discorso non vale per l'arma percata in critico. In quel caso, dopo una, due, tre prove, comunque prima o poi il critico entra, riuscirete a togliere abbastanza vita sia un taker che a un occhio bello, che addirittura magari a uno smasher, e riuscire a tirarlo giù. Ovviamente per tirare giù uno smasher con armi del genere è molto molto più difficile. Molte volte in missioni del genere si possono sfruttare mille zombie che nascono intorno agli smasher e comunque continuare a colpirlo con l'attacco secondario, purché riuscirete comunque a recuperare l'energia man mano che gli zombie si avvicinano, se no ovviamente aspettare che comunque vi si riprenda l'energia, piuttosto che sferrare l'attacco primario che, ricordiamo, è solamente lento, non inutilizzabile. Extreme sniping. Ecco, da grande fan della velocità attacco su qualsiasi arma da mischia, per quest'arma purtroppo non posso dire la stessa cosa. Certo, non è una scelta molto semplice dover optare o per un danno critico sull'attacco secondario piuttosto che optare sulla velocità attacco e quindi danni più stabili anche sul secondario.
È un discorso molto complesso, per fortuna al giorno d'oggi esistono molte altre armi su cui possiamo contare per effettuare o il danno critico piuttosto che la velocità attacco. Faccio l'esempio dello schianto sul round, che è vero che non possiamo utilizzarlo in modalità aerea come quest'arma, per quello magari ci viene incontro anche la mano mitica, abbiamo anche il caposlitta, e vi ricordo che il caposlitta comunque va a boostare con la sua ultima perk appunto la velocità attacco. Ecco, per quest'arma il mio ragionamento è stato, la utilizzo solamente per spammare l'attacco secondario. Oddio, mi sembra giusto anche farvi vedere l'altra versione dell'arma, un pochino più veloce. Quindi sta solo a voi scegliere come utilizzare veramente questo martello. Il consiglio maggiore che posso darvi è quello sempre di tenere in considerazione tutte le armi che sono simili a quest'arma. Quindi prendete in considerazione le altre armi da mischia più o meno simili. Tenete in considerazione come le avete percate, come le utilizzate, di conseguenza fate le altre armi. Ecco, io il castigamatti personalmente lo utilizzo solamente per spammare l'attacco secondario. Se devo mettermi in mano un attrezzo per appunto utilizzarlo con un attacco normale, preferisco utilizzare o la mano mitica o lo schianto sul round, a questo punto più veloci e diciamo con un percaggio 2.0, perché ricordiamolo che nei set vecchi purtroppo non è possibile optare per il doppio danno critico più la velocità. Parliamo adesso della build che ho deciso di utilizzare per questo video. Allora, ci tengo molto a dirvi che comunque l'ho cambiata molte volte durante questo video. Per esempio la perk di estrazione di energia l'ho voluta sostituire all'impatto degli attrezzi, semplicemente perché non mi serviva così tanto scudo, ma nelle zone al 140 rispetto comunque alla zona al 116 vi servirà, e come se vi servirà. Quindi ho preparato questa build per voi: sarà anticoccole come primario, il solito vantaggio squadra di fonte di bioenergia, quindi ogni volta che sprecherete la vostra energia ve la ridarà sotto forma di scudo, buttando giù il teatro che funziona su appunto gli attacchi secondari e ci darà modo comunque di entrare in rifroccheggiante, non in totalmente rock, attenzione, quindi boosteremo sia i danni del 50% e sia la velocità d'attacco. Tutto antibomba per comunque avere più corazza, abbiamo attacchi effettuati, incrementiamo i danni degli attrezzi, arlenizza, se comunque ci va giù lo shield è molto molto importante recuperare sia lo shield, importantissimo, ma la vita persa, ancora più importante, ed estrazione di energia, che funziona, al contrario di quello che si pensa, benissimo con la fonte di bioenergia. Se comunque nella zona al 116 senza estrazione di energia riuscivano comunque a togliermi tutto lo shield, con estrazione di energia state tranquilli che non vi tolgono nemmeno metà shield, testato personalmente da me. Sarà anticoccole, comunque chiaramente non è l'unica build usufruibile con questo martello, anzi, il castigamatti potrete utilizzarlo benissimo anche con Anthony Steel Bull, oppure con il Cavaliere Nero. Certo, vanno fatte delle build apposta, ma non è inutilizzabile. Io comunque mi sento molto più comodo ad utilizzarlo con un ninja, quindi con Luna Paleo in questo caso vado a sfruttare il ritorno di fiamma, pelle di dinosauro comunque per la corazza e concentrazione di dinosauro per l'energia, sarà anticoccole nella build, distruzione di mostri, quindi sempre arlenizza, perché comunque se tanchiamo con il ritorno di fiamma è opportuno recuperare anche tutta la vita. E infine, buttando giù il teatro, l'eroe del set musicale. Questo eroe comunque ci darà modo di boostare sia i danni del 50%, sia comunque la velocità di attacco. E basta, tutto qua. Ricapitolando, raga, comunque è un attrezzo assolutamente da non farsi scappare, anche perché comunque se non utilizzato per combattere, perché che ne so, abbiamo la mano mitica e preferiamo utilizzare la mano mitica piuttosto che il caposlitta o la volontà del guardiano, o tutte le altre armi, anche se comunque il castigamatti è una di quelle armi veramente da utilizzare con l'attacco spammabile, perché è veramente comodo e come avrete notato dal video, oltre a tutti i particolari che vi ho elencato, è in grado di stordire anche gli zombie nel momento dell'impatto. Ecco, qui si spiega invece il motivo della scagliabuia: per effettuare più impatto, quindi per stordire il più possibile con più probabilità, diciamo, anche se non funziona proprio così, ragazzi, ma spiegato molto brevemente, beh, molto meglio tenerlo in raggio solare. Poi se volete puntare sulla velocità attacco, ovviamente potete anche puntare sulla core lucente. Comunque volevo dirvi che comunque è possibile metterci 3 perk di efficienza energetica attacco pesante, quindi anche come attrezzo per muoversi in giro nella vostra mappa di Montespago piuttosto che negli scudi antitempesta di altre persone, risulta veramente ottimo. E questo è quanto, ragazzi. Io vi ringrazio di aver guardato il video fino a qui, ci tengo molto comunque a sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Se avete un percaggio differente che comunque funziona, siete liberi di farlo sapere alla community mettendo il commento qui sotto. Io per oggi non posso fare altro che ringraziarvi, noi ci vediamo con il prossimo episodio. Ah sì, vi ricordo che potete supportarmi gratuitamente utilizzando il codice KinoTV nell'item shop di Fortnite. Bella bella! Star. Ay, for that man you been with, girl, he basic. Ay, I can see right through him.
with you like on Ray Fan. Ayy, if you ain't want me then you don't need me now. Fuck you, I'm off the bench. I'm still in my city. KC represent. Ayy, I might start popping during apocalypse. I used to whip on a 50. Now I buy my baby Fendi. She tell me she wanted they girls. Think I might turn her like Timmy. Think I might turn her the lights. Turn it up, volume, I'm chilling. Don't get no pussy online. I did not phone no Hilly. No Tinder. This the motherfucker who be killing shit. West Coast from the mo. Putting shit in motion. I been causing more problems. I been getting more sins. I just sold my first song. Life ain't been the same since. I know my team got my back. I know they down, 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 down. Might get my name on the plate. Put it in town, 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 town. I did not phone no hat. This is a crown, 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 crown. All of this water around me. Think I might drown, 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 drown. Yeah. In that brand new Gotti, fuck a cop car. Got the club moving like a golf cart. She gon' like me when I'm hotter like a Pop-Tart. Ay, I don't even chop it, now I'm a pop star. Ay, fuck that man you been with, girl, he basic. Ay, I can see right through him, I got LASIK. Saka Gotti glasses and they Ray-Bans. And let me see the future like a raven. Having visions of top at the top. I decapitate the coupe when the drop top drops. I can't stop. Take my drink on the rocks. Take my cake a la mode. Take my girl out the shop. I don't need no fucking watch. So no, I ain't got the time for this. Y'all begging for attention. Somebody break out the violence. I don't do babysitting. Motherfuckers are childish. I'm with the baddest bitches sipping shit on the island. Why you always saying PM? Bitch, I am PM. Put it in work from the AM to PM. Take him or leave him. I don't give no fuck. Either way that shit go, I'm still getting my cut. Ayy, coming out of cut like blood from a vein. Run the game, I ain't never been insane. That's a shame. Since the day I got concussed in my brain. Now I'm tripping so much, but my ankles are sprained. PM, in that brand new Gotti, fuck a cop car. Got the club moving like a golf cart. She gon' like me when I'm hotter like a Pop-Tart. Ayy, I don't even chop it, now I'm a pop star. Ayy, fuck that man you been with, girl, he basic. Ayy, I can see right through him, I got LASIK. Ayy, Saka Gotti glasses and they Ray-Bans. They let me see the future like I'm Ray-Ban. But now what's just gone?